Di fare qualche cosa, eh, ragazzi, datemi il tempo. Eh, ho detto: non, non, mi, non mi trovano, non mi trovano. Ora è partito il video. Un secondo che si parte. Ah, attendiamo i primi due minuti che vi, che vi collegate. Siamo in attesa dei collegamenti. Buongiorno a tutti. Questa lezione è dedicata alla quinta AAFM, lezione del 0303 03 martedì. Dobbiamo fare una lezione di recupero che è quella di ieri, che la faremo domani nel momento in cui. Uh, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Sì, esatto. Buongiorno Luca. Quindi la faremo domani. Eh, nel momento in cui nessuno eh, rompa le scatole alla, cosa avete la terza ora di domani vediamo un pochettino ah. quinta ah eh, dunque domani mercoledì eh. allora dunque Domani avreste la Sironi in terza ora. La Sironi ha detto che al momento non fa eh, lezioni online perché avete tanto lavoro ancora da, da compiere per le materie interne. Quindi lei quest, per questo momento vi aveva dato dei compiti e andava così. Quindi domani alla terza ora possiamo fare l'ora di lezione. Il che significa che domani ci vediamo alle buongiorno Nava. domani ci vediamo alle, alle 10. Ok, quindi la prossima lezione è quella di recupero, è domani alle 10. Ok, mentre vi aspetto, quindi domani alle 10, lezione di recupero, lezione dove andiamo a... Che poi sarà la prima lezione che facciamo, perché per il momento abbiamo fatto queste prove in poi quando torniamo... A scuola settimana prossima se Dio vuole per il momento è tutto così è sempre tutto un se Dio vuole ma insomma il ministero dice che settimana prossima dovremmo riesserci allora settimana prossima eh, facciamo un altro test in valsi in presenza buongiorno Davide buongiorno Adrian eh, buongiorno a tutti quindi dicevo la settimana prossima facciamo una, una lezione in presenza sulle prove invalsi, così ci leghiamo le quattro simulazioni che dovevamo fare da mezzo. E le due lezioni di, eh, di domani e di dopodomani saranno lezioni dell'argomento nuovo, argomento nuovo che Naturalmente, riprenderemo anche in classe, ma siccome sono due lezioni. Ma oggi non è la cosa. Eh sì, sto facendo, Stefano. Sto facendo un momento la, la, la premessa in attesa che vi collegate. Questa era la cosa. Dammi tempo. Oggi correggiamo la numero 3. Esatto, stavo dicendo cosa facciamo nelle prossime lezioni. Allora, domani e dopodomani cominceremo con la statistica, roba che avreste dovuto fare in prima. Eh, prima di fare la statistica nuova, quindi facciamo un attimino le cose che eh, avremmo dovuto fare in prima, poi le ripetiamo comunque in classe. In ogni caso, ci leviamo da mezzo un po' il programma che dovevamo fare della, eh, per, per metterci in pari. Quindi, cominceremo con la statistica eh, domani, quando torniamo in classe. Una lezione ce la dedichiamo alla, eh, a un'altra simulazione invalsi e poi andiamo avanti con il programma. Poi, la settimana dopo ci sono le invalsi, quindi finisce là. Ok, partiamo, allora, adesso io vi dico, siete tutti quanti pronti, doveste essere pronti con i vostri fogli a correggere, a fare la correzione, ma sempre qua la lezione prof, sì, 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 allora, dopo ve lo ridico, allora, adesso cominciamo con... Eh, la autocorrezione quindi andate a segnare gli errori e dopo mi dite quante ne avete sbagliate o mi dite quante ne avete fatte corrette le domande sono 16 quindi ora vi dico le risposte esatte allora domanda numero 1 risposta corretta 28 domanda numero 2 risposta corretta 403 domanda numero 3 la corretta è vero vero Falso, vero. Attenzione, mettetevela buona anche se avete fatto un errore tra queste quattro. Bene, comunque corretta. La domanda numero 4. La risposta corretta è un quarto oppure espressioni equivalenti. Domanda numero 5. Risposta corretta, di Domodossola. Domanda numero 6. 4 terzi o espressioni equivalenti. Domanda numero 7, meno 1. Domanda numero 8, A. Domanda numero 9, c'è cioè da, da correggere gli spazi, corretta se avete scritto bene tutti e tre gli spazi, e sono 2, 16 e 32. Domanda numero 10, 4. Domanda numero 11, C di Como. Domanda numero 12, 7200. Domanda numero 13, vero, falso, falso, vero. Potevate fare un errore su questa qui. Domanda numero 14, 336. Domanda numero 15, A di Ancona. Domanda numero 16, D di Domodossola. Giriamo adesso e vi faccio rivedere le risposte. Allora, nel frattempo potete cominciare a dirmi quanti oh, mettiamoci d'accordo, mi dite quante ne avete fatte giuste o quanti errori avete fatto, è la stessa cosa. Ditemi ditemi quanti errori avete fatto, errori fatti, errori fatti, tanto è la stessa cosa, so fare la sottrazione. Scrivetemi quanti errori avete fatto. Onesti, onesti, tanto stiamo facendo. Bevi l'acqua, 5 errori, che sei nella tua media, oppure hai abbassato un pochino. Nava, 4 errori, Rusi, 6 errori. Pla ah, brava Stefania, 4 errori. Ok. Ma dov'è Atti? Dov'è? Di Bartola due errori, molto bene. Saronni cinque errori. To bravo Luca, tre errori, molto bene, bravo, bravo. Ottimo. A ti lavora, fa piacere. Che sta facendo? Vabbè, poi me lo dite. Ok, bene così ragazzi. Quindi siamo sempre nella solita media, grosso modo. Ok, andiamole a correggere. Allora, andiamo a fare la correzione domanda per domanda. Allora, domanda numero uno. Oddio, questa è una. È una... Oh Gesù, questo è un compito già scritto. Vabbè, comunque fa niente. Allora, qui c'era da fare. Questa, allora una, una idea che potevate fare qua era un'equazione. Cioè, qua vi dice di fare la media pesata, la studieremo domani e dopodomani. Allora, 25 per 12 più 20 per 6 più 23 per 3 più sarebbe x per 12, quindi scriviamo 12x. Tutto fratto, quanti sono i crediti i CFU, eh, 12, 12, 24, 5, 6, 6 7, 8, 9, 9 30, 13, 33 diviso 33 fa, quanto dici di fare, uguale a 25. Questa era la formula e ne usciva fuori un'equazione di primo grado perché andavate a fare questi prodotti, andavate a togliere il 33, 33 lo togli di qua e lo metti qui. Esce semplicemente un'equazione di primo grado la cui x vale 28. Domanda numero 2. Una linea di produzione automatizzata lavora con l'orario continuato da, dalle 6 alle 20. Allora, che cosa per realizzare ogni pezzo meccanico occorrono 20 secondi per il caricamento, 90 secondi di lavorazione e 15 secondi. Quindi fai 90, cioè 20 più 90 più 15 9 10 11 12 1 13 135 secondi per ogni pezzo noi dice che sono orario continuato dalle 6 alle 20 dalle 6 alle 20 sono questo sono 14 sono 14 per da ore a secondi si fa 60 per 60 perché ogni ora sono 60 minuti ogni minuto sono 60 secondi quindi 14 per 60 per 60 alias 14 per 3600 e ti fa il numero di secondi che è che oggettivamente in questo momento non ho la calcolatrice aspettate eh, ce la sto mettendo un attimino 14 per

Quindi ho sbagliato proprio a fare i conti. Vediamo un attimino che ho combinato. 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, sono 14 ore. Allora, 14 per 3.600 fa 50.400 e su questo non ci piove. Andiamo a vedere i secondi. 9 10 11 12 125. Non so fare le somme. Non so fare le somme, non si riportava niente, nessuno me lo dice. Bravo Aurora, grazie. Quindi 50.400 diviso 125 fa 403,2. 403,125 fa 403,2. Ovviamente stiamo parlando di prodotti, quindi dobbiamo ragionare per eccesso e per difetto, quindi 403. Domanda numero 3. Allora, qua... Abbiamo questo grafico e abbiamo queste cose qua. Allora, noi abbiamo una retta. Vogliamo sapere se la retta sono secanti, tangenti o come sia. Ricordiamo che è secante se tocca due punti. Tangente se taglia per un punto solo, esterna se non tocca niente. Allora, come faccio a vedere se questa retta y uguale x-1 è esterna all'ellisse? Allora, intanto è vero, vero, falso, vero. Quindi è giusta la sequenza, ok? Allora. Prendo due punti. Allora se y vale eh, 0, x vale 1, quindi 0, 1, e mh, no, scusate 0 alla y 1 alla x qua e poi se x vale 0, y vale meno 1 che sta qua, quindi la retta va così ed è esterna. La seconda retta y uguale 2 sarebbe quella che passa da qui, è una orizzontale, e quindi è secante. La terza retta y uguale x è la bisettrice, quindi passa così, e passa così, e quindi è secante. Dice che tangente, è falso perché è secante, passa di qua e passa di qua. La retta di equazione y uguale 1-x è esterna. 1 meno allora se metto x uguale 0 viene y uguale 1 1 se metto x y uguale 0 viene x uguale 1 fa così è esterna quindi vero l'integrale. Allora l'integrale Qua ci dice già chi è la primitiva, quindi la soluzione dell'integrale è questa qua. Quindi noi sappiamo perfettamente che l'integrale di x alla terza è x alla 4 fratto 4 più c. Quindi una primitiva è senza la c, è questa qua. Allora, lui vuole sapere quanto vale l'area sotto la curva nella regione da 0 a 1. Quindi basta fare l'integrale da 0 a 1 di x alla terza in dx, cioè x alla quarta fratto 4, che è già quello che ti dice lì, valutata tra 0 e 1, cioè x alla quarta sarebbe 1 alla quarta fratto 4 meno 0 alla quarta fratto 4. Un quarto. Questo è... Buongiorno. Chi saresti i cuoricini del colore marsico? Ok. Domanda numero 4. Sì. Domanda numero 5. Aldo ha messo in un sacchetto tre fogli di carta. Ok, qua la probabilità, altra cosa che dovremo fare fra un pochino. Allora, noi abbiamo tre carte, quella con la T. Allora, che probabilità c'è che alla prima estrazione... Allora, la probabilità è... Casi favorevoli su casi possibili. Che probabilità c'è che alla prima estrazione esca la T? Una su tre. Ora togliamo la T. Cosa rimangono? La R e la E. Che probabilità c'è che alla seconda estrazione venga estratta la R? Una su due. Ora togliamo la T e la R. Che probabilità c'è che alla terza estrazione venga estratta la E? Eh beh, una, per forza, caso certo. Ok, questi eventi sono indipendenti, estrazioni diverse, si fa il prodotto, e questo è quello che dovete sapere. Quindi è 1 fratto 6. Un sesto, e questa è sbagliata, errore. Ho preso, questa è quella giusta. Ho preso una prova fatta da chissà chi e, eh, e quindi può essere sbagliata. Tutto a posto. Andiamo avanti. Questa era la numero 5 di, giusto? Ah, numero 6. Oh mio Dio, anche qua, anche qua. Non guardate quello che ha scritto questo. Allora, la retta di equazione y uguale a mx interseca la parabola nel punto. Bravo. Ma chi sei, cuoricino del colore marsico? Mi dici chi sei? <ride> Cinque errori, mi fa piacere, ma voglio sapere chi sei. <ride> allora, dunque, stavamo dicendo, attenzione a questa qui, la retta di equazione interseca la parabola in questo punto qua. Allora, vuole sapere qual è il valore del coefficiente angolare della retta. Allora, ragazzi, in un punto di intersezione... Noi abbiamo la stessa x e la stessa y, sia per la retta che per la parabola. Allora, se io so quanto vale la x, come faccio a sapere quanto vale la y? La metto a posto, il 3 al posto nella parabola, quindi y uguale 3 alla seconda 9, meno 3 per 2 è 6, più 1, quindi 9 10, 10 meno 6 è 4, quindi la y vale 4, ok? A questo punto io che posso andare, la retta e la parabola sono intersecate, quindi come se stessero a sistema, quindi se ho trovato la x e la y per la parabola lo posso trovare anche per la retta, quindi y vale 4mx. A questo punto quanto vale m? Formula inversa, 4 terzi. E ho finito. Numero 7. La retta t è tangente nell'origine al grafico della funzione. Questa è la funzione. Qua ci dobbiamo ricordare che cosa abbiamo fatto quest'anno il piano tangente. Avevamo la funzione di due variabili e ci trovavamo l'equazione del piano tangente perché la derivata, qual è il significato geometrico della derivata nello spazio? La derivata rappresenta il coefficiente angolare del piano tangente alla, alla superficie nello spazio. Che cosa succede quindi alla retta? stessa cosa la derivata di una funzione in una variabile rappresenta il coefficiente angolare del, della retta tangente ora noi sappiamo che la retta tangente è nel punto o come faccio a trovare il coefficiente angolare della retta tangente allora andiamo a fare la derivata f' di x quindi è 5x alla quarta fratto 5 meno 1 questa è la derivata 5 5 va via quindi rimane x alla quarta meno 1. Questa è la derivata, ma io la devo trovare nel punto 0. Quindi f' nel punto 0, quanto vale? Metto lo 0 al posto quindi vale meno 1. Cos'è meno 1? Il coefficiente angolare della retta tangente perché è la derivata nel punto della curva. Questo è. Questa era facilissima. Qua cerchiamo il perimetro. Allora ragazzi, se io cerco il perimetro, di... sicuramente se io volevo l'area, qua sto levando, sto levando questo pezzo qua, sto levando questo rettangolo. Ma siccome io voglio il perimetro, voi vedete che io questa è lo stesso lato di qua, questo è lo stesso lato di qua. Quindi il perimetro che è la somma dei lati è praticamente lo stesso. La stessa, numero 9. Qua c'è da fare l'equazione esponenziale. Allora dobbiamo mettere al posto di t. Dobbiamo mettere me 0,5. Dobbiamo mettere 2. Dobbiamo mettere 2,5 e fare i conti. Quindi era 2 16 e 32. Qua ci dice. Dopo quanto tempo la popolazione sarà composta da 256 milioni di batteri? Allora, 256 uguale 2 elevato a 2t. Ma 256 chi è? Dobbiamo andare alla stessa base. Se io scompongo il 256 è 2 all'ottava. Quindi 2 all'ottava è proprio uguale a 2t. Quindi posso andare fuori, le basi sono uguali, 8 vale 2t. Quindi t quanto vale? 8 fratto 2, cioè 4. Vabbè Stefania, o t, o x è la stessa cosa, un po' di pazienza. Da qua voi dovete sapere immediatamente qual è il grafico di una funzione esponenziale. È una sola, questa è una retta, questo è il logaritmo, questa è una curva che potrebbe essere una parabola. La funzione esponenziale è una funzione, ovviamente con la... Con la base maggiore di 1 sempre crescente, che, che, che cresce a picco, schizza in alto, quindi per forza la C. La numero 12 era una proporzione scema-scema. Se la superficie del campo da softball è circa 3 quinti di quella del campo da basket, da baseball, se la superficie del campo da baseball è 12.000, quali sono i 3 quinti di 12.000? 12.000 per 3 diviso 5, 7200. Questa era proprio una roba di scuole elementari, eh? Numero 13. Qua dobbiamo ricordarci una cosina, cose che forse l'anno scorso avete fatto male. Allora, dunque. Indica se ciascuna delle affermazioni è vera o falsa. La funzione nel punto 1 è maggiore fun della funzione del punto 2. Allora, nel punto 1 della x la funzione sta qua, nel punto 2 della x la funzione sta qua. Nel punto 1 è più alta rispetto al punto 2? Sì, è vero. La funzione f ha un massimo assoluto in x uguale 0. Gli assoluti sono i punti più alti, i se massimo assoluto è il punto più alto, massimo, minimo assoluto è il punto più basso. Ora la funzione è semplice, non è che ci sono i puntini che va avanti e va indietro, no, la funzione va da qua a qua, punto e basta. Quindi il punto più alto della funzione qual è questo? Questo non è un massimo assoluto, è un massimo relativo, quindi no, è falsa. La derivata prima della funzione f è negativa per x compresa tra meno 2 e 2. Tra meno 2 e 2, che cosa significa che la derivata è negativa? Significa che la, de, che la, funzione, la derivata eh, regola la crescenza e la decrescenza delle funzioni. Quando la derivata, noi studiavamo, facciamo la derivata prima e la facciamo maggiore o uguale di 0. Quando la derivata prima era maggiore di 0, la funzione era crescente. Minore di 0, la funzione era decrescente. Tra meno 2 e 2, la funzione com'è? Cresce. E decresce. Quindi non è sempre crescente e decrescente. Se ti dice che la funzione dice negativa, la derivata negativa, significa che la funzione deve essere sempre decrescente. Non è vero perché prima cresce e poi decresce. Quindi è falsa. La funzione f ha un minimo assoluto nell'intervallo meno 2 e 3. In meno 2 e 3 c'è un minimo assoluto. Sì, qual è qui? D'altro canto c'è un teorema che si chiama teorema di Weierstrass, che dice che se una funzione è continua, cioè non spezzo mai, non tolgo mai la penna dal foglio in questo intervallo, se una funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, questa ammette sicuramente un massimo e un minimo assoluto. Nel nostro caso, infatti, il minimo assoluto è questo punto qua, il massimo assoluto è questo punto qua. Quindi ce l'ha un massimo assoluto? Sicuramente sì, vero. Giochino geometrico. Allora, qui dovevamo fare la eh, semicirconferenza, la lunghezza del, del segmento AB è di 20 e questa qua è di 12. Cosa vuole l'area del quadrilatero ABCE? Vuole l'area. Allora, noi ci possiamo arrivare facendo l'area dei triangolini. Ricordiamoci che l'area di un triangolo è uguale a base per altezza diviso 2. Attenzione! Dunque andiamo a vedere questi triangoli qua. Io ho 20 cm, cent... oh, questo è un triangolo rettangolo. Quindi io ho l'ipotenusa e il cateto. Come lo trovo l'altro cateto? cateto uguale radice quadrata teorema di Pitagora inverso ipotenusa al quadrato meno quindi cateto 1 meno cateto 2 al quadrato cioè praticamente 20 al quadrato meno 12 al quadrato tutto sotto radice quadrata lo faccio 20 per 20 fa 400 12 per 12 fa 144 400 Meno 144 fa 256. E la radice quadrata, uh, ucciditi. Uh, e la radice quadrata di 256, abbi pietà di me, è 16. Quindi questo viene 16. A questo punto, che è base per altezza diviso 2? Quindi è 16 per 12 fratto 2 è l'area di questo qua. Quindi 16 per 12 diviso 2 mi dà l'area di questo qua che fa 96. Quindi quest'area qua a vale 96. Ma quindi questa e questa sono uguali, e quindi è 96 per 2. Quindi questa parte di sotto è. 2 volte l'aria che è 96 per 2 e fa 192. Ora dobbiamo vedere questi qua. Questo è 12. Quanto vale questo? Ragazzi, questa è una semicirconferenza. Se quindi questo è il raggio, anche questo è il raggio, quindi questo è 12. Quindi è 12 per 12 diviso 2. Quindi 12 per 12 diviso 2 fa... 72 72 invece per 2 perché doppio coso 144, quindi questo vale 144 tutto insieme. 192 più 144 4 5 6 9 12 13 1 2 e 1 3 336. Ok. La funzione è la derivata della seguente funzione, quale? Ecco, anche qua c'è un integrale. Mo' due sole cose. Se non vi ricordate, siccome noi ci ricordiamo di fare l'integrale, l'integrale di 5 sesti x alla 3, la è la derivata di una seguente funzione, quale? Allora, 5 sesti x alla quarta fratto 4, quindi 5 più c. Quindi. 5 fratto 6 per 4, è 24, x alla quarta, più c. Qual è che quella che tiene 5, 24, x alla quarta? Più c, c può essere qualsiasi cosa. È solo la a per forza. Ma se non ci ricordavamo l'integrale e che vi potrei anche ammazzare, basta fare la derivata di ciascuna di queste e vedere se vi torna questa. Perché avevate già le, le soluzioni. Noemi e Gaetano. Ok ultima domanda la numero 16 la distanza media tra la Terra e il Sole è circa 1,5 per 10 alla 11 la distanza media tra la Terra e la Luna è 3,8 per 10 alla 8 che relazione c'è tra la distanza media della Terra e del Sole e la distanza media tra la Terra e la Luna e qua ci sono le varie soluzioni la risposta è stata la D 400 volte la distanza tra la Terra e il Sole è circa 400 volte la distanza media tra la Terra e la Luna come si fa? Allora, dobbiamo andare tutto, eh, mandiamo tutto a 10 alla 8, per esempio. Che cosa significa eh, 10 alla 11? Significa 1,5, per 10 alla 11 significa che sposto di 11 posti questo 1,5, quindi viene 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, quindi è questo con 10 zeri. 1,8 per 10 alla 8 significa che è con 7 zeri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 38. Facciamo la relazione, quindi questo, quante volte ci sta questo in questo? Dunque, che cosa sarebbe? Andiamo tutto in 3 alla 8, sarebbe che io posso buttare tutto questo e tutto questo, quindi 1, 5, 0, 0, 8, 4, a circa 400. No, c'è uno zero in più, 15.000 diviso 38, fa circa 400, non mi tornava, 1, 2, 3, 4, sì, 3, 0 e 15, 15.000 diviso 38 fa circa 400, questo è, ok, e sì. se è finito anche sta roba qua, abbiamo corretto la terza in valsi, spero che avete fatto più o meno così, e se non avete fatto così potreste avere il ragionamento giusto, Rigardatevele in base a quello che abbiamo fatto. Ok, allora, che succede domani? Ripetiamo: domani dalle 10, terza ora di lezione, quindi domani alle 10 facciamo lezione dunque, oggi abbiamo fatto, abbiamo fatto il consiglio, una sorta di collegio docenti, anche questo online, ed è uscito fuori che appunto, da domani. Quindi oggi pomeriggio qualcuno potrebbe dire potrebbero arrivare professori che durante le ore proprio curriculari vogliano fare lezione online su qualche piattaforma che vi diremo. Eh, quindi secondo me da domani non succede niente, però eh, in ogni caso si è chiesto di fare lezione durante le ore di lezione. Allora, eh, siccome so per certo che la Sironi domani alle 10 non farà lezione online con voi, allora domani alle 10. Possiamo fare lezione. Non so cosa vi faranno Morelli, mh, la Numerati e la Botta di sicuro no. Ah, però c'è l'educazione fisica quindi la Botta di sicuro no. Allora, ragazzi, sta a voi la scelta. Facciamo all'una un'altra volta o volete alle 10? Scrivetemi, grazie. Scrivetemi in questo momento qua. Scegliete o alle, o alle 10 o alle 13. Cosa meglio per voi? Ditine sulle tastiere. Domani dobbiamo spiegare. Ah, ma ora avete fatto Skype oggi benissimo. Stefania dice le 13. Ottimo, quindi sono contento che Vanessa va bene, tutte le 13. Ho capito, va bene 13, va bene, vada per le 13 di domani. Ok, sono contento che quindi ci sono le persone che comunque stanno facendo Skype. Maruad, ti salutano eh, la professoressa Sironi e il professor Testa. Loro si volevano collegare alle 12, però invece alle 12 c'era Erika Motta. Se ci piace dormire, va bene, dormite. Ehm c'era la, la Sidonia e Testa che pensavano che alle 12 mi collegassi con voi invece mi ero collegato con la quarta e volevano salutare Mario perché lei è il paladino della giustizia via e quindi ecco tanti saluti ne se ne sono andati però quindi ok va bene ok ragazzi ci vediamo domani alle 13 domani alle 13 tutti con carta e penna quindi quaderni e quaderni e e penne, perché domani cominciamo il nuovo argomento. Ok, ciao ragazzi. A domani. Quale paladin della giustizia? Della tua giustizia personale. Quello è il problema. Ciao a tutti. <ride> ciao ciao. Come elegante prof, grazie. Aspe, come la lezione su cosa? Nuovo argomento statistica. Partiamo con la statistica, devo riprendere. Devo riprendere prima un argomento che si trova sul libro di prima per poi andare avanti su quello di quarta, per poi saltare subito a quello di quinta. Cioè è una roba che non avete mai fatto in cinque anni, e quindi dobbiamo fare una cosa veloce, 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 ma facilissimo, non vi preoccupate quindi in due lezioni ce l'erano da mezzo quello di prima, poi saltiamo a quello di quarta e poi andiamo a quello di quinta in um, tre settimane, facciamo così ciao ragazzi buona, do... okay, ciao, buona giornata sto di fuori ciao ciao